Io quando ero piccolo volevo fare la pasticceria in Africa, però non era possibile perché lì il corso costa tanto, non potevo andare a scuola a imparare. Quindi posso dire che adesso sto iniziando a realizzare il mio sogno di quando era piccolo. Vacava, 23 anni, è arrivato in Italia un anno fa dalla Costa d'Avorio. Insieme ad altri 11 compagni ha frequentato un corso di cucina presso la scuola Arte del Convivio a Milano, grazie alla collaborazione tra le fondazioni Eris Onlus e Vivante Iovinelli. La particolarità di questo corso è che per la prima volta a cimentarsi con padelle e fornelli erano ragazzi immigrati provenienti soprattutto dall'Africa, ma anche uno dalla Polonia e uno dall'Albania. Tutti impazienti di imparare un mestiere. Durante i 20 giorni di corso il loro punto di riferimento è stata Lorenza Torres, per tutti la maestra Lola, che nel corso delle 100 ore di lezioni ha trasmesso loro non solo le basi per lavorare in cucina, ma anche la forza di iniziare a costruirsi un futuro nel mondo del lavoro. Ed è stata un'esperienza quindi molto diversa. Primo, per la meravigliosa determinazione che loro hanno nel voler imparare. Secondo, per quello che ci hanno portato anche, ci portano e che mi hanno insegnato invece dalla loro stessa vita. E terzo, perché non conoscendo l'italiano, all'inizio sembrava un ostacolo, invece quasi è stata una crescita che hanno fatto insieme e che li ha costretti a essere molto attenti, per cui io non ho mai avuto una classe così attenta. Dietro questa opportunità offerta a questi ragazzi, tutti tra i 17 e i 40 anni, c'è il lavoro della Fondazione Eris, che attraverso i fondi di Regione Lombardia per la formazione e lavoro di persone disoccupate è riuscita a mettere in piedi il corso. Roberto Nerani, responsabile dell'Agenzia Lavoro Fondazione Eris. Serve semplicemente un po' cercare di conoscere un po' il mondo del lavoro, capire i ragazzi dove possono essere indirizzati, aiutarli. E poi niente, attivare le politiche che ci sono, senza né sprecare né non utilizzare, perché spesso queste risorse non vengono utilizzate a dovere. Dopo il corso è previsto un tirocinio di 2 mesi, lì si giocheranno le loro capacità, le loro competenze, le loro abilità e niente, poi ognuno di loro dovrà farsi strada come si fanno strada tutti. Eris e Arte del Convivio avevano già collaborato in passato per organizzare corsi di questo tipo, ma quest'anno per la prima volta i protagonisti sono stati un gruppo di giovani immigrati, rivelatisi allievi modello, almeno a sentire la loro insegnante. Chi arriva a questo tipo di esperienze dopo percorsi difficili, anche dopo cadute, e che decide di rialzarsi, di provare e di crearsi le condizioni per fare una nuova vita, sono persone determinate. E io credo che questa sia proprio la chiave di successo nella vita. Bisogna crederci in se stessi e possiamo fare qualunque cosa.